Salve a tutti signori e benvenuti ad un'altra review importantissima. Questa volta recensiamo le cuffie da gaming, della quale non c'è nessuna specifica scritta. Ah, ecco, delle EXA E910, che differiscono da quelle che ho recensito l'altra volta perché queste sono wireless con la loro chiavetta, come vedete che è già dentro il mio computer, e non hanno i problemi del Bluetooth, quindi praticamente hanno molto meno delay, ecco, in sostanza. E ovviamente vanno usate su una console o sul computer. Le specifiche principali e quelle di cui se la tirano sono ovviamente 5.8 GHz, che non capisco, cioè mi pare una cosa molto normale, la bassissima latenza, i 15 metri di range, che non sono un granché, ve lo dirò, però questo è quello che garantisce, più di 10 ore di playtime. Anche qui come batteria ho visto di meglio, ma ripeto, sono anche poco costose. E poi c'è anche la cancellazione del rumore ambientale per prendere la voce più accuratamente. Vedremo dopo che in realtà no. Ah, e chiaramente ha il surround, diciamo, 7.1 simulato, che può piacere, può non piacere. A me onestamente non fa impazzire, quindi lo tengo stereo e basta, perché è così che funziona. Brevemente, nella scatola c'è un sacchetto per portarli in giro di pelle, presumo, comunque molto bello. Il jack audio, che in realtà non vi servirà, oppure potete comprare separatamente per tipo 20 euro sul sito, e poi il cavo Type-C per ricaricarla. Non vi servirà se la usate su computer, volevo specificare. Sulle cuffie, rigorosamente come vedete wireless, troviamo il slider del volume, ok? E è abbastanza preciso, se devo dirlo, funziona bene, però non va a modificare il volume di Windows, al contrario per esempio delle mie Logitech, è un volume interno delle cuffie. Abbiamo il tasto di muto, molto utile, anche questo è una cosa interna alle cuffie, il tasto di accensione che teniamo premuto e come vedete abbiamo LED a sinistra, LED a destra, molto carino, e anche un LED di stato qui. Il microfono è retrattile e questo è super utile perché, al contrario di quello appunto del Logitech G733 che io sto prendendo come riferimento perché sono le cuffie wireless personali che utilizzo, come vedete non si stacca, rimane lì e la cosa è molto comoda. Ok, ora per il test effettivo ho indossato le cuffie, incredibile. Allora, c'è da dire subito che il microfono non è un granché, voglio dire, non mi sentono molto bene quando parlo su Discord e bisogna boostarlo da Windows per ottenere, diciamo, un minimo di capibilità, ok? Questa famosa compressione dei rumori o soppressione dei rumori di fondo non sembra funzionare, oppure sta funzionando troppo. Quindi in realtà non è una questione di disturbo, ma l'audio è proprio molto basso. E tra l'altro questo non si può disattivare, o almeno io leggendo tutto il manuale non ho trovato il modo di farlo. L'unica cosa su cui avete il controllo è passare tra surround e stereo. E vabbè. Passando all'ultimo fatto, cioè proprio alla qualità audio, ma direi che è discreta. Ripeto, io trovo comunque migliori di qualsiasi paio di cuffie cablate o in generale le mie Logitech G733. Però devo dire che almeno da questo punto di vista non è male. Ci ho guardato dei film, ci ho giocato e tutto sommato ci sta, ok? Poi sono abbastanza isolanti per la conformazione che hanno, per questa spugna che hanno messo, e quindi anche immersive da questo punto di vista. Forse l'ultima nota sono un po' pesantine, cioè risultano più scomode rispetto alle mie, ma questo secondo me è abbastanza ovvio perché il frame qui è in metallo, è più pesante, si regola anche un po' più meccanicamente, perché queste sono tutte cose che non fanno le Logitech, cioè sono un frame di plastica che ti devi tenere così, quindi sì, è leggero, ma non è regolabile, qui invece sì. E quindi tutto sommato a questo punto di vista vincono loro. Tra l'altro qui hanno un altro pezzo di spugna che le rende ancora più comode, ma secondo me d'estate si suda parecchio. Detto questo, signori, penso che valgano quello che costano. Lasciamo perdere il sito ufficiale che le vende a 90 dollari. Io dico che 50 euro per delle cuffie del genere ci stanno. Forse è un po' inaccettabile lato microfono, però se dovete semplicemente giocare online, vabbè, e dire quattro parole, probabilmente va anche bene.
Detto questo, do un punteggio di 6, cioè una mera sufficienza a queste cuffie, anche se non l'ho mai dato in nessuna delle mie review, non so perché mi è venuta voglia oggi. E detto questo, io vi lascio, ma per lasciarvi devo stoppare il video. Addio.